Ciao, sicuramente tutte le esperienze che questa squadra ha maturato in questi ultimi due anni e mezzo, sia quelle positive sia quelle anche meno positive, hanno dato dei punti di riflessione. Sappiamo, come diceva anche Marco, che ogni partita poi deve giocare sul campo. Penso che al netto di un po' di frenesia nel primo tempo contro la Namibia, bisogna dare atto alla Namibia, e se vedete anche le partite, tutte le partite della Coppa del Mondo, ormai comunque sono sempre partite chiuse. L'Irlanda contro la Romania fino a 5 minuti alla fine era 19-8, diciamo. Per cui penso che ci sia anche da dare merito anche agli avversari. Detto questo, questi sono ragazzi che imparano, sanno quello che vogliono. Questa settimana qua l'abbiamo e l'hanno preparata, ma l'abbiamo preparata tutti insieme, consapevoli di quelle che possono essere le difficoltà o comunque le sfide che ci troveremo. E memoria di quello che è stato fatto in passato, non ci saranno più, o comunque gli errori che abbiamo fatto in passato sicuramente hanno insegnato qualcosa di importante, ragazzi. Ma penso, allora, sicuramente il drive, quando devi difendere un drive, è ovvio che ci sono sempre delle insidie. Per quanto riguarda l'Irlanda, abbiamo subito una metà da drive, sicuramente, quando eravamo in meno e non abbiamo lavorato tecnicamente come avremmo dovuto. Poi l'Irlanda nel secondo tempo ha avuto altre tre opportunità a 5 metri, non hanno segnato. Con la Scozia non mi ricordo che ci siano stati delle situazioni in cui sono andati hanno avuto l'opportunità di poter segnare, pur avendo dei drive. Abbiamo subito una meta contro la Romania, e i ragazzi lo sanno il motivo di quello che è stato, però poi dopo nelle altre partite non ci sono stati assolutamente situazioni in cui no, abbiamo concesso troppo. Certo che ogni partita, e sicuramente l'Uruguay, dove ha un drive che è particolarmente organizzato, dove una volta conquistato il pallone vogliono mantenere il pallone all'interno del drive, per cui trovare comunque un avanzamento, e in questa settimana soprattutto abbiamo lavorato tecnicamente, soprattutto con il timing di poter, nel momento in cui scendono gli avversari, di avere subito un impatto e non aspettarli, e questo ogni tanto capita nelle partite, o è capitato, e abbiamo lavorato in questa situazione sicuramente per non farci trovare impreparati. Poi, sicuramente le condizioni climatiche sono un fattore importantissimo della gestione del gioco. Domani purtroppo hanno messo comunque molta pioggia abbondante, per cui sarà probabilmente una partita un po' più giocata in trincea. Il punto di incontro sarà importantissimo, sia in attacco sia in difesa. L'Uruguay ha alcuni giocatori molto molto pericolosi per quanto riguarda la capacità di rubare palloni o comunque di creare dei problemi agli avversari. Non siamo abituati a focalizzarci sul presente, su quello che abbiamo visto la settimana scorsa che, nella partita Francia-Uruguay, su quello che questa squadra, se gli dai l'opportunità o lo sei al 100%, può far male, sia su un gioco chiuso nei drive, sia su un gioco comunque al piede. È una squadra che si è preparata. Sappiamo, siamo consapevoli che ha messo le mirine in Italia, e allo stesso tempo noi sappiamo e siamo consapevoli di questo, per cui lasceremo poi che dal primo minuto le cose prendano il verso che devono prendere. Sicuramente la cosa fondamentale sarà riuscirsi ad adattare a quello che sono i metodi di giudizio dell'arbitro, per cui la prima cosa è quella, ma generalmente nei punti d'incontro un aspetto fondamentale è il lavoro del portatore e l'urgenza con la quale i sostegni arrivano per cercare di conservare questo pallone. Per cui è questo quello che possiamo controllare noi, ed è questo sul quale siamo lavorati tecnicamente. Gli arbitri ovviamente è una parte importante, perché sono coloro che più dopo devono gestire questa fase del gioco importante, se non la più importante, e noi dobbiamo semplicemente trovare gli adattamenti giusti, è quello che richiederà l'arbitro.